Ciao ragazzi, oggi vedremo un esempio di programmazione tecnica con finalità massa muscolare, però totalmente a corpo libero, senza l'utilizzo di manubri, di bilancieri oppure di zavorre. Me l'avete chiesta in diversi, dopo l'ultimo video sulla massa muscolare con tutte le attrezzature del mondo, quindi per chi si allena in palestra, mi avete chiesto una versione per chi invece si allena al parco, per chi si allena a casa, quindi non ha a disposizione determinate attrezzature. Prossimamente porterò anche una versione per il corpo libero, però con le zavorre, perché ovviamente subentrano altre logiche. Se uno ha dei pesi da poter caricare sul corpo libero, ovviamente la scheda si struttura in maniera differente. Quindi l'obiettivo di oggi sarà andare a crescere muscolarmente, a sviluppare massa muscolare e non andare a lavorare sul calisthenics endurance, calisthenics street lifting, muscle up, skill. Quelli sono tutti ovviamente esercizi da competizione, esercizi tecnici che si possono avere sempre spazio all'interno di un contesto di scheda. Infatti la personalizzazione la fa sempre da padrone, perché ognuno ha i suoi obiettivi. Se uno ha obiettivi competitivi a livello di prestazione, dovrà allenarsi in un certo modo e bene o male cambia la frequenza degli esercizi. Quindi se dobbiamo arrivare a livello competitivo su un dip, bisognerà avere una certa frequenza durante la settimana di questo esercizio. Se il nostro obiettivo invece è solamente svilupparci muscolarmente, prendere più forza, stare bene, diventare più grossi, più estetici, allora ce ne dovremmo fregare di queste logiche, ma ne subentrano altre. Subentrerà solamente, la cosa più importante, lo stimolo che il nostro corpo deve ricevere. Perché infatti il nostro corpo risponde agli stimoli. Lui non sa se stiamo usando pesi, se stiamo usando delle zavorre, dei bilancieri, dei manubri. Lui risponde a delle stimolazioni che gli diamo. Quindi dobbiamo essere, diciamo, strategici su questo aspetto e ovviamente avendo solamente a disposizione il nostro corpo e delle attrezzature esterne come sbarre, parallele e anelli, perché oggi terrò in conto di, diciamo, un caso statistico, di un caso studio di una persona che ha a disposizione questi attrezzi che sono i più diffusi a corpo libero. Se poi ci sarà sempre il caso di chi ha a disposizione solo un manico di scopa, lì ragazzi però non posso fare delle programmazioni così selettive, devo parlare sempre in generale. Se volete un qualcosa di personalizzato, per quello c'è il mio servizio di coaching online. Io direi di partire subito col primo giorno e vediamo un attimino come strutturarlo, ok? Io ovviamente non mi sono preparato niente, lo vedrò insieme a voi, prenderemo sempre ad esempio un caso generico di persona, quindi livello medio come sempre. Poi ovviamente va personalizzato, se volete prendere spunto dovete tener conto del vostro livello, però vedremo adesso, perché insomma avendo a disposizione, intanto scriviamo giorno A, solo il nostro corpo, quasi tutti gli esercizi che andremo a fare saranno a cedimento, quindi non avremo un numero di ripetizioni. Non vi scriverò delle ripetizioni perché è inutile se non abbiamo le zavorre. E quelle ripetizioni si basano sul cosa? Su quale parametro si basano? Noi dobbiamo raggiungere uno stimolo che a corpo libero comunque sia dovrebbe arrivare a quello del cedimento, però è difficile arrivare a corpo libero a cedimento se siamo a un discreto livello, perché già se dovessimo arrivare a cedimento con dei push-up, e quanti ne dobbiamo fare? Dobbiamo fare serie da 50 push-up ogni volta o da 30 push-up ogni volta, oppure anche da 20, ok? Sono tante ripetizioni. Oppure le trazioni alla sbarra, quante ne dobbiamo fare? Dobbiamo fare un casino di serie da 10 ripetizioni, da 20 ripetizioni, perché dobbiamo arrivare sempre al cedimento delle rep? Ovviamente è un po' da pazzi questo sistema, cioè, si può fare tutto, e la soluzione che accantonerei quasi subito però, personalmente, perché ovviamente noi dobbiamo contare, ragazzi, che più ripetizioni facciamo, più volume facciamo e più accumuliamo fatica. Cioè quella è fatica accumulata, il volume deve essere in qualche modo strategico anche, quindi noi dobbiamo cercare di arrivare alla stessa stimolazione però conservando fatica, cioè conservando energie. Perché? Perché questo ovviamente ci andrà a giovare nel corso non di una programmazione, ma di tante programmazioni, perché più accumuliamo fatica, poi entriamo in stallo, iniziamo a dover aver necessità di scarichi anche più lunghi per far recuperare, perché subentrano purtroppo gli infortuni, subentrano le usure alle articolazioni e spesso deriva da un eccessivo volume. E se ogni volta per portarci alla stimolazione desiderata dobbiamo fare tantissime ripetizioni, capite bene come iniziano magari i gomiti a cigolare, iniziano anche i polsi, se facciamo, non lo so, degli esercizi come il piegamento in verticale, iniziano un pochettino a ledere. Questo ovviamente è l'esempio di qualcuno che su questi esercizi è molto forte e dovrebbe fare tante ripetizioni. Però nella media ormai il livello è alto, quindi in media una persona non ha un massimale di 3 trazioni, di 5 trazioni, in media se ne hanno un pochettino di più. Quindi vediamo delle strategie per arrivare allo stesso stimolo
stimolo senza dover impazzire con fare un volume assurdo, quasi ai livelli di chi fa endurance, appunto. Che è una strategia, cioè una soluzione, se fatto bene si può fare, per carità, però la nostra soluzione qua non è accumulare tante ripetizioni, non è diventare più resistenti, ma è sviluppare massa. Quindi dobbiamo trovare la soluzione più strategica, più logica anche se vogliamo, e che ci faccia, diciamo, impostare un programma che sia duraturo nel tempo, perché l'obiettivo, ragazzi, è anche questo: riuscire a mantenere ed essere sostenibili nel tempo. Perché se ci alleniamo un mese poi siamo distrutti, dobbiamo scaricare, perché va bene che torniamo punto e a capo. Quindi ci va anche questa forma mendis. Allora, iniziamo nella prima giornata. Come sempre, io la suddivisione partirei con un giorno A di spinta, focus spinta, mischieremo ovviamente le stimolazioni, quindi spinta e tirata lo faremo insieme. Le gambe vedremo anche come poterle allenare a corpo libero, vedremo tutto. Quindi, giorno A. Allora, noi abbiamo a disposizione, come detto, una sbarra, delle parallele, sia alte che basse, quindi sia rasoterra che media altezza, e degli anelli. In una programmazione come questa, senza le zavorre, senza i pesi, gli anelli dovranno avere uno spazio molto importante all'interno del contesto, perché la loro instabilità già ci crea un certo grado di tensione. L'instabilità non è dettata solamente dall'anello, è dettata anche da quanto è lunga la corda dell'anello, quindi più li metteremo in un supporto alto, in una sbarra alta, più saranno lunghi e più sarà instabile. Però questo è un po' un pippozzo, non stiamo lì ora a misurare. Appendiamo gli anelli e ci alleniamo. In questo caso io partirei agli anelli con dei dip che si possono fare in diverse versioni, sia quella Bulgarian che quella classica. La Bulgarian è semplicemente andare ad allargare di più quando si scende per coinvolgere maggiormente il pettorale, però è un esercizio che, diciamo, ai principianti sconsiglierei di fare. Quindi, come sapete, parlo in maniera generica, vi dico dip, poi la personalizzazione qua la dovete fare voi valutando il vostro caso. Potete anche provare diverse versioni. Quindi dip, metto tra parentesi A, che starà per anelli, e lo vedrete frequentemente. Allora, cosa andiamo a fare? Quanto lavoro andiamo a fare e come andiamo a farlo soprattutto? Perché dip come? Come vi ho detto, noi dobbiamo raggiungere uno stimolo, ok? Quindi in questo caso un fattore su cui possiamo giocare sarà il timing under tension. Quindi andare a rallentare il movimento ci farà mantenere un tempo sotto tensione più ampio e ci andremo a stancare prima, il nostro muscolo andrà a cedere prima di fare 10.000 ripetizioni. Se noi facciamo un esercizio con 3 secondi a scendere e 3 secondi a salire, faremo meno ripetizioni a parità di cedimento che lo stesso esercizio fatto però con ripetizioni bam 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 bam, magari anche con un rimbalzo. Cosa succede? Che avremo magari, diciamo, più fatica accumulata, perché abbiamo fatto tantissime ripetizioni, molte magari sono anche definibili volume spazzatura, perché magari l'abbiamo fatta di rimbalzo, siamo scesi, siamo risaliti, però comunque sia stiamo macinando ripetizioni che non ci servono a niente, che non ci fanno sviluppare di più. Anzi, magari molte volte subentrano anche scompensi, subentrano delle asimmetrie, può succedere qualcosa di questo tipo. Quindi controllerei sempre il secondaggio a salire e il secondaggio a scendere quando parliamo di questi esercizi e quando parliamo di questo contesto. Allora, possiamo andare a fare un bel volume, quindi metterei più serie che negli esercizi che vedremo dopo, che saranno, diciamo, più in un'ottica di isolamento, vedremo come isolare i muscoli. Quindi il maggior lavoro lo faremo in questo esercizio, che potrà essere fatto anche per più avanzati in super serie con un altro esercizio, proprio per stimolarci di più, perché alla fine la scelta degli esercizi a corpo libero non è poi così vasta. Quindi la soluzione anche di mettere degli esercizi in super serie può essere una scelta intelligente e sensata, e magari vedremo anche degli esempi. Allora, andiamo a fare delle serie da 5, quindi 5 serie, scusatemi, non serie da 5, per buffer ovviamente 0. Possiamo andare a fare un 3 secondi a scendere, fermo un secondo in buca, 3 secondi a salire. Il focus dovrà essere nella risalita, di non dare il colpo di inerzia. Quindi capita spesso che quando uno anche cerca di rispettare i secondaggi, dà sempre quel colpetto di inerzia iniziale che va un po' a fottere il senso dell'alzata. Quindi quando noi scendiamo in 3 secondi vogliamo poi bloccarci in buca per allungare la tensione, e non dovremmo andare a fare un fermo in buca così, cioè totalmente disattivati, che ci tiene per miracolo l'articolazione. Dovremmo sempre avere un lavoro muscolare, quindi il muscolo dovrà tenerci. Quindi non ricercate dei rom estremi, anche perché diventa poi pericoloso. Stiamo facendo il lavoro già degli anelli che sono instabili, ok? Quindi 3 secondi scendere, F un secondo, 3 secondi salire, ok?
a cedimento. Quindi quando sentiamo che non riusciamo più a salire, proprio dobbiamo bloccarci nella risalita, ci fermiamo. Se siamo dei neofiti, questa cosa la possiamo fare su delle parallele normali. Se non riusciamo a fare neanche un dip, possiamo usare una loop band. Ovviamente va personalizzato, ragazzi. Io prendo l'esempio di una persona media che questi esercizi già li padroneggia. Secondo esercizio, allora facciamo un pallino così almeno. Secondo esercizio, ecco, io metterei il corrispettivo opposto, ovvero i push-up, che, diciamo, le soluzioni potevano essere queste due, però se non abbiamo delle zavorre, se non possiamo metterci nessun peso sulle spalle, che poi in realtà è facilmente risolvibile, uno basta che si carica uno zaino con dentro delle bottiglie d'acqua, con dentro dei libri, cioè pure chi non ha dei pesi, proprio dei dischi, può trovare la soluzione di avere un carico almeno di 10 kg. Almeno, perché ci appendiamo due bottiglie d'acqua sulla schiena, dentro uno zaino, dei libri, un po' di peso lo facciamo, 8/10 kg, quindi volendo si può fare, però siccome me l'avete chiesto, zero pesi, ok? Proprio per chi si allena senza niente. Push up con mani su paralleline. Noi ragazzi dobbiamo sempre cercare di giocare su l'allungare anche il ROM in questo senso, perché di push up classici a terra, certo, stimolano comunque, ci alleniamo comunque, è allenante lo stesso se li facciamo bene, però se possiamo allungare il ROM, se possiamo sprofondare di più, ovviamente questo gioverà allo stimolo che andremo a dare, andremo a reclutare molte più fibre, quindi avremo un lavoro più ampio, diciamo, molto più simile a quello che si può fare con dei pesi, quindi con, che poi tra l'altro questi sono esercizi che, se avete visto le scorse puntate, io ho inserito anche in contesti di programmazione con i pesi, ovviamente con zavorre, quindi insomma, però sono esercizi importanti, non è che sono l'ultima scelta, non è che sono lo scarto, cioè sono esercizi validi su cui si possono costruire delle ottime masse, ovvio non dico da andare Mister Olimpia, però si può costruire un fisico che quando uno lo guarda dice ok, ma questo si allena coi pesi, perché nell'immaginario collettivo è impossibile crescere di massa muscolare a corpo libero, e questa è una cazzata che è stata smontata già da un po' di tempo vedendo insomma i risultati delle persone che si allenano. Quindi push up, in realtà potremmo farli anche agli anelli, però voglio dare un po' di varietà in questo caso. Allora qua possiamo fare in realtà anche diversi lavori, voglio darvi una sorta di varietà. Potremmo lavorare in EMOM, ad esempio, perché i metodi a corpo libero su cui dobbiamo giocare sono gli AMRAP, sono gli EMOM, sono questi lavori a tempo, anche gli RT possono essere un ottimo modo per monitorare quante ripetizioni stiamo facendo, sempre lavorando in qualità e avere un costante e graduale aumento nelle settimane. L'aumento, per chi, diciamo, ha questo dubbio, no? Perché è un dubbio che sento molto... anche lo sembra, mi avete chiesto forse nei commenti, qualcuno me l'aveva chiesto, nei dip dove sta la progressione? Orca vacca, sto pennarello me lo spacco, continua a cadere. Nei dip dove sta la progressione? Cioè dove è la progressione nelle settimane? 5 serie buffer 0, 3 secondi salire, 3 secondi scendere, 1 secondo di fermo. La progressione è nell'esercizio stesso, essendo un esercizio a buffer, quindi noi non sappiamo il numero di ripetizioni da fare, noi dobbiamo arrivare a quel determinato stimolo nelle settimane, inevitabilmente, se lavoriamo bene e se ci portiamo realmente allo stimolo, il nostro corpo si sarà già adattato, quindi ci serviranno più ripetizioni a parità di secondaggio per arrivare a quello stimolo, quindi la progressione si costruisce da sola. Ovvio che potremo in questo caso andare ad allungare i fermi, andare ad allungare i secondi a scendere, i secondi a salire, oppure aumentare le serie. Potremmo fare certo una cosa di questo tipo, oppure inserire un super serie con l'andare delle settimane. Quindi esempio, faccio questi dip, quando arrivo alla stimolazione faccio in super serie dei dip su panca, ok, per lavorare, per colpire di più il tricipite, oppure posso fare dei push up sempre agli anelli. Me ne posso inventare di ogni, vi sto dando varie soluzioni. In questo caso, come detto, prenderemo sempre in maniera generica, però nel mentre vi dico anche queste possibilità, perché sono possibilità. Allora, i push up, cosa stavo dicendo? Li facciamo alle parallele, quindi metterò tra parentesi P, e andremo a fare un lavoro sempre a cedimento, ovviamente, tre serie, dove andremo a creare un fermo raso terra, o comunque sia in buca, dipende da quanto sono alte le parallele, come detto, non cercate per forza di arrivare raso terra proprio col paraocchi se siete costretti a fare un ROM impensabile, cioè se le parallele sono alte state un po' più su, l'importante è che state più o meno con le mani a livello del petto, così siete in una sorta di buca, siete al fine corsa. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un fermo in buca ogni 5 ripetizioni, quindi facciamo 5 ripetizioni regolari, fermo di 5 secondi, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, fermo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ripetizioni, fermo, 5 ripetizioni, fermo 5 ripetizioni, e andiamo avanti in questo modo, ok? Quindi F 5 secondi,
ogni 5 rep. Ok? 3 serie. In questo caso, tutti i lavori cercheremo anche di fare dei recuperi non eccessivamente alti, cioè non è che andiamo a recuperare 10 minuti, 3 minuti, come se stessimo facendo dei lavori col bilanciere submassimali, insomma vicino ad un carico che ci stressa molto, perché qua non abbiamo carico, qua ovviamente è un lavoro sì intenso per i secondaggi che andremo a fare, per i fermi che andiamo a fare, però la capacità di recupero insomma è maggiore, quindi possiamo recuperare benissimo e anzi dovremmo cercare di accorciare i tempi di recupero. Questo può essere anche una progressione settimanale, accorciare i tempi di recupero, quindi si gioca anche su questi fattori. Terzo esercizio, sempre una spinta, perché il giorno A è focus spinta, andiamo a inserire un tra virgolette isolamento per il petto e un tra virgolette isolamento, dico tra virgolette perché poi non sono mai magari veri isolamenti perché c'è sempre un minimo compenso, per i tricipiti. Quindi andiamo a inserire delle croci push up, che adesso vi spiego cosa sono per chi non sapesse cosa sono. Croci push agli anelli, perché si possono fare solo agli anelli, super serie segnato con SS, tricep extension, tricep ext, tutto ovviamente buffer zero, cioè farei anche bene a non scriverlo perché tanto è tutto uguale. Per chi, prevedo già la domanda, ma perché fai lavorare tutto a buffer zero, perché fai lavorare tutto a cedimento? Allora c'è da capire, se non lavoriamo a cedimento ci deve essere un motivo, cioè non è che ci deve essere un motivo per lavorare a cedimento, vedete l'avevo opposto, ci deve essere un motivo per non lavorare a cedimento. Nelle programmazioni con finalità crescita della forza, ok, o crescita della prestazione, che non è questo il caso perché non possiamo crescere di forza, non è scalabile perché non abbiamo zavorre, noi dovremmo stimolarci, ok? Quindi non ha nessun tipo di senso, a meno che non vogliamo aumentare le ripetizioni, ma come detto non è questo l'obiettivo, non ci servirà a nulla fermarci prima, semplicemente, ok? Se noi ci fermiamo prima è perché vogliamo preservare le energie per ripetere quel gesto per più volte con la stessa qualità. Questo è l'unico motivo per cui si inserisce un buffer, per cui si lavora. Insomma, se voglio aumentare i miei chili di panca piana, voglio sensibilizzarmi con un determinato carico, lavoro bufferato, vado ad impostarmi ovviamente un buffer, perché se vado a cedimento poi la mia capacità di ripetere quei chili tante volte la perdo, e vado a lavorare con quel peso per tante serie tenendomi con un minimo di margine, così da essere sempre qualitativo, e gradualmente aumento lasciando questo piccolo scarto. Quindi questo è il senso. Prevedevo già la domanda perché è una cosa che ogni volta qualcuno mi chiede, ragazzi io vi rispondo in questo modo, cioè potremmo inserire in realtà un buffer qualora dovessimo fare dei lavori tecnici, però in questo caso l'esempio che prendiamo è di un ragazzo che non ha bisogno di lavori tecnici, non ha bisogno di fare dei fermi tecnici. Esempio, trazioni, dei fermi tecnici sono quelli in salita, quindi se andiamo a fare dei fermi tecnici, dei fermi in salita, non è per andare a stimolare di più, cioè sono molto scomodi, come se andassimo a fare dei fermi in eccentrica nel dip. Si predilige di più un isocinetica, quindi scendere in 3 secondi, salire in 3 secondi, piuttosto che fare fermo a mezzo rom, fermo in buca, perché quelli in realtà servono puramente per colmare dei punti deboli, colmare degli sticking point, e diciamo andare, è più un discorso di street lifting quello. So che va di moda ultimamente, so che va di moda inserire i fermi a cazzo di cane, ma in realtà dovrebbero avere un senso, e in quel caso se inseriamo dei fermi con ottica apprendimento tecnico, con ottica colmare un deficit, dovremmo tenere del buffer, cioè non avrebbe senso andare a cedimento in quel caso. Quindi queste sono le casistiche per cui non si tiene il buffer zero. Dicevo, tricep croci push up, buffer zero, super serie, tricep extension, andiamo a fare con 3 secondi a scendere, 3 secondi a salire le croci push up, quindi 3, che poi capite bene che possono essere 4, possono essere 5 secondi, io vi metto il 3 come numero generico, e il tricep extension mettiamo 5 secondi a scendere, quindi facciamo solamente una discesa, perché già comunque sia saremo stanchi, avremmo accumulato già un po' di ripetizioni, anche per variare il lavoro facciamo una salita esplosiva. È importante inserire anche i lavori esplosivi, sono un ottimo metodo per svilupparci i lavori con esplosività a corpo libero, è una delle soluzioni che possiamo avere. In questo caso faremo quindi una discesa lenta e una salita veloce, ve lo scrivo così, più S che sta per salita, expl, e ovviamente di ripetizioni non vi aspettate che ne usciranno tante. Facciamo 3 serie
Questo è il lavoro focale del giorno A. Adesso, sempre nel giorno A, andremo a fare un ulteriore circuito per lavorare gli altri muscoli. Quindi andremo a creare una sorta di richiamo, cioè non faremo un giorno completamente spinta, un giorno completamente tirata, perché non basterebbe quella stimolazione. Come detto, non abbiamo modo di andare a sfinirci veramente col corpo libero. Certo, la nostra sensazione sarà quella di essere stanchi, di aver lavorato tanto, ma difficilmente saremo sfiniti al 100%. Ah, mi sono ricordato, le croci push-up sono quelle con gli anelli, come se dovessimo fare delle croci con i manubri, però le facciamo con gli anelli, ok? Quindi noi, anziché fare dei push-up normali in questo modo, andiamo ad aprirci, ok? Andiamo ad aprirci bene, fino, come se dovessimo fare delle croci con i manubri, in questo modo. Apriamo e scendiamo, quindi non rimaniamo magari raso terra, paralleli al terreno per farle, rimaniamo un po' più inclinati in alto se facciamo difficoltà, perché sono un esercizio che dovrebbe isolare bene il pettorale. Vi sconsiglio di tenere le braccia completamente tese, il braccio lo teniamo leggermente flesso, più o meno 120 gradi di orientamento, ok? Adesso andiamo a inserire un ultimo super serie di gambe. Quindi, primo esercizio, squat jump. Squat, jump. In questo caso scriverei anche le ripetizioni, perché in realtà arrivare a cedimento alle gambe dovremmo fare tantissime ripetizioni, anche se andassimo a mettere delle isocinetiche, dei fermi, tutto quanto, cioè le gambe, stavo staccando tutto, le gambe sono un muscolo più grosso, quindi supportano molto, cioè tenete conto che ci supportano in piedi tutto il giorno, quindi non arriviamo veramente a cedimento se lavoriamo a corpo libero, cioè dovremmo fare centinaia di ripetizioni, capite bene? Quindi l'ideale è mettere gli esercizi in super serie, stancarci bene anche con lavori esplosivi e fermi. Quindi in questo caso squat jump, inseriamo, possiamo mettere 10 ripetizioni, ok? Quindi squat jump per 10. Poi faremo tutto in super serie le gambe. Squat jump, squat isometrico in buca. Squat, iso, buca, per 10 secondi. Quindi dopo i squat jump, ok? Noi ci fermiamo in buca, 10 secondi. Sempre in tensione, non è che facciamo una pausa tra uno e l'altro. Tutto in super serie. Squat, ancora dopo il fermo in buca, per 20, ok? Ovviamente se già qua siamo stanchi, perché vedete che facendo questi tipi di lavori arriviamo a cedimento prima. Cioè, se facessimo solo squat jump, certo dopo un po' ci stanchiamo, ma per il fiato, non per il muscolo, quindi è questo il problema, che in realtà non è un vero cedimento muscolare, ma siamo stanchi per il fiato. In realtà potremmo ancora saltare, o perlomeno potremmo ancora fare squat. Dopo squat jump, fermo in buca e squat per 20, se ne abbiamo ancora, facciamo ancora un fermo in buca e stavolta per max, quindi fino a quando non ci scoppiano, oggi il pennarello non vuole rimanere su, fino a quando non ci scoppiano i glutei, le gambe, insomma, ci dobbiamo proprio ammazzare sulle gambe, soprattutto per farle crescere, perché in realtà servirebbe, e forse il settore, il reparto che più di tutti necessiterebbe di dei pesi per crescere, il resto bene o male, però le gambe serve proprio caricarci bene se vogliamo farle diventare grosse. Quindi cedimento ovviamente è ovvio ed obbligo, buffer proprio ve lo scordate sulle gambe. Squat jump, iso buca, squat per 20, se ne avete ancora, squat isometria in buca per 20, per max, altrimenti se già 20 ripetizioni non ci arrivate, vi fermate dove arrivate, sarebbe un per max squat. Anche qua andiamo a fare 4 serie. Questo è il primo giorno, giorno A. Direi che è durato un pochettino, quindi cerchiamo di velocizzarci, ma è come sempre. Andiamo a fare il giorno B, ok? Giorno B, al contrario di come abbiamo fatto nel giorno A, partiremo con la tirata. Ora, tirata, abbiamo l'opzione di fare pull up o chin up. Cioè, questa è la scelta, non partiamo con altri esercizi, non esiste che andiamo a fare... Certo, se siamo lavoro, se siamo base, se siamo dei soggetti che non hanno i pull up, andiamo a fare degli Australian pull up. In questo caso, prendiamo in esame Flavio, che li ha i pull up. Quindi andiamo a lavorare di pull up. In questo caso però non andiamo a fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto nei dip, perché fare 3 secondi a salire, 3 secondi a scendere, diciamo che non la trovo la soluzione
migliore nei pull-up. Perché? Perché è molto più scomodo e molto più complesso a livello tecnico rispetto che dei dip. Cioè il movimento è differente, ok? Soprattutto nel pull-up rischiamo di creare una tensione assurda nei gomiti se vogliamo arrivare a cedimento. Quindi andare a salire lenti e scendere lenti è facile che non sentiamo il dorso lavorare, sentiamo che ci stanchiamo gli avambracci, il gomito, ma il dorso sì, un po' lavorato, ma non è arrivato veramente a cedimento. Quindi io in questo caso metterei una serie max rep, quindi un 1 per max, che anche qua ogni settimana, quindi buffer 0, ogni settimana potenzialmente questo numero può e deve aumentare. Cioè noi lì, questo è il, come vi ho detto prima, se inseriamo delle cose di questo tipo non possiamo inserirle con tantissime serie perché ci andremo a stancare e basta, ok? Però in ottica di una serie questo è anche motivante. Ogni settimana ho la possibilità di fare un nuovo massimale sulle ripetizioni, quindi non ho la, diciamo, la strategia di andare a rallentare il movimento, quindi so già anche mentalmente, questa cosa fa molto, che non sarà un mio vero massimale, sarà solamente raggiungere lo stimolo. Senza i fermi, con le rep libere, io sarò stimolato ogni volta ad aumentare queste ripetizioni e devo cercare ovviamente di farlo, ok? Quindi la prima serie la facciamo in questo modo, le altre serie andrei a ragionare in un discorso di super serie. Quindi noi troviamo delle ripetizioni che ci permettono di lavorare bene, cioè questo è soggettivo, prendiamo esempio 10 ripetizioni, 10 ripetizioni le reggo bene, sono un quasi cedimento, quindi magari avrei un 20 ripetizioni di massimale, già 10 ripetizioni le sento, non sono anonime, soprattutto dopo che ho fatto la prima serie max rep, possiamo fare 12, possiamo fare 8, dipende dal livello. Quindi per intendervi, potremmo anche vedere come un 80% del massimale potremmo prendere il numero che abbiamo fatto, supponiamo 20, andrà a fare un 80, un 70%, ok? E di qui andiamo a fare 4 serie, 4 per, va, facciamo un, anzi dai, un 70%, 4 per 70%, la sto improvvisando totalmente, ragazzi, cioè nel mentre io sto pensando a voce alta insieme a voi, cioè non voglio prepararmi in questo tipo di ragionamenti perché voglio farvi vedere proprio come si può ragionare. Ovvio è più difficile perché io non ho il soggetto davanti, mi devo anche inventare, diciamo, il soggetto tipo, perché tutto va basato sulla persona, capite bene? Quando si parla di numeri, lì è sulla persona, quindi in questo caso i numeri sono inventati, sono abbozzati, ok? Quindi 4 per 70% più in super serie, anzi super serie avevamo scritto SS, un pasticcio come sempre ragazzi, SS, Australian pull up a braccia tese, e adesso vi spiego che cosa sono un esercizio interessante, quindi SS, aust, pull, B, tese. Gli Australian pull up a braccia tese, come dire, non so farvi l'esempio di un corrispettivo con i pesi, mi verrebbe in mente il pull down, però in realtà il pull down è molto più simile a dei front lever raise che sono una skill. Ecco, anche lì le skill possono in realtà diventare degli ottimi sostituti, degli ottimi alleati in termini di massa muscolare quando non abbiamo nessun peso a disposizione, perché certi esercizi come i raise di front lever vanno a ripetere proprio in maniera molto, insomma, efficace l'esercizio del pull down, che è una sorta di isolamento, è quell'esercizio che con l'asta del bilanciere la tiriamo giù in questo modo, quindi andiamo a fare questo con le braccia sempre semitese e il dorso si ritrova in un isolamento, ok? L'Australian Victorian a braccia tese, l'Australian pull up a braccia tese, insomma come volete chiamarlo, perché sarebbe quasi, sembra un Victorian, ok, che è una skill. Prendiamo gli anelli, quindi come se dovessimo fare degli Australian pull up, la stessa cosa, e andiamo a tirarci su con le braccia tese in questo modo. Ho fatto anche dei video dove vi faccio vedere questo esercizio, dove lo spiego, e sono i video dove parlo del Victorian, perché è una propedeutica, però a livello del dorso in realtà ci va a stimolare bene, è un ottimo esercizio. Come consiglio però di farlo, dovete fare attenzione, perché molte persone cosa sbagliano? Sbagliano la partenza, vanno a fare una strattonata, vanno a tirare nettamente, come sempre perdendosi buona parte del movimento, perdendosi buona parte degli angoli che dovrebbero essere allenanti, quindi vi consiglio sempre una partenza più moderata, ok? Quindi super serie andiamo a fare questo a cedimento, quindi sfiniamo il dorso,
con le trazioni in questo modo. Ovvio che se poi con l'andare avanti delle serie non riusciamo più a mantenere un 70%, ma dobbiamo calare, caliamo pure, ok? Quindi caliamo la percentuale. Andiamo avanti con il secondo esercizio, che saranno gli Australian pull-up classici. Australian pull-up. Andiamo a fare, in questo caso, tornano i lavori di isocinetiche. Andiamo a fare 5 secondi a salire e 5 secondi a scendere. Essendo un esercizio facile ma molto efficace, poi la sua facilità dipende dal grado, dall'angolazione in cui ci posizioniamo, però prendiamo esempio una persona che è molto pratica, che non ha magari possibilità di farli anche diciamo con piedi su rialzo, perché c'è una, diciamo, la variante possibile sarebbe anche quella di mettere i piedi su di un rialzo, quindi con il corpo declinato, così da andare a mettere ancora più carico sull'Australian pull-up, oppure con corpo parallelo al terreno. Insomma, queste sono varianti che sono anche piuttosto difficili. Però prendiamo ad esempio un Australian pull-up più classico, quindi con un'inclinazione obliqua rispetto al pavimento. Andiamo a fare 5 secondi a salire, 5 secondi a scendere, ok? Possiamo anche mettere un piccolo fermo in chiusura, giusto per andare ad allungare la tensione. 3 serie, sempre a buffer 0, quindi 5S, 5. Discesa. Ok, ultimo esercizio di tirata. Andiamo a mettere un lavoro di sole eccentriche in chin up con un secondaggio molto alto a scendere. In questo caso ci concentriamo quindi sui bicipiti. Il focus saranno i bicipiti prettamente. Quindi qua abbiamo lavorato solo di dorso, adesso ci mettiamo un focus sui bicipiti. Andare a fare delle eccentriche può essere un'ottima strategia, purché queste eccentriche siano ad un secondaggio elevato, perché se facciamo tante ripetizioni di chin up già di base, l'eccentrica sarà una passeggiata. Però se la facciamo molto lenta, come vi dicevo prima, fare una salita lenta, diciamo che c'è un elevato stress. Se noi facciamo solo una discesa lenta, ovviamente molto lenta, quindi abbiamo un alto tempo sotto tensione, poi molliamo giù, risaliamo senza la trazione, ma con o i piedi su di un rialzo o con uno slancio, e ripartiamo, ogni volta c'è comunque sia una piccola pausa, un piccolo break, e l'eccentrica comunque sia, soprattutto in supina, è molto più vantaggiosa, perché partiamo da una condizione di tranquillità. Volendo si possono fare agli anelli queste cose, si può fare questa eccentrica agli anelli, così da andare a scaricare la tensione del gomito con l'anello. Andiamo a partire proni partiamo supini e chiudiamo proni, ok? La discesa, perché l'ideale quando facciamo le trazioni agli anelli sarebbe quello di partire con una presa prona e andare a chiudere in supina, proprio per seguire la nostra articolazione, perché infatti molte persone fanno anche difficoltà a stare appesi alla sbarra in posizione supina. In quel caso ho lavorato di mobilità, come vi ho detto nel video dello straight lifting, oppure vi è un po' preclusa la strada del chin up, vi consiglio di lavorare prettamente in pull up oppure con una presa neutra, che è un'ottima soluzione. Quindi chin up, solo eccentrica, chin up, ecc, che sta per eccentrica, 10 secondi, quindi noi scendiamo in 10 secondi, super serie, SS, bicep curl, anelli. Come si fa il bicep curl agli anelli? Allora, ci sono due versioni di bicep curl agli anelli. C'è una che io preferisco più dell'altra, perché semplicemente è più difficile, c'è più carico, ok? È più intenso come esercizio, che è quello del, è anche chiamato Efesto Lean, perché sarebbe un Efesto con piedi appoggiati a terra. L'Efesto è una skill del calisthenics che si farebbe senza piedi appoggiati a terra. Ve l'ho fatto vedere anche in altri video, quindi in realtà nel canale lo trovate. Comunque sia, noi afferriamo gli anelli, saremo in questa posizione con gli anelli che sono alle nostre spalle, li afferriamo, siamo in tensione avanti e ci tiriamo su in questo modo, ok? Quindi con l'anello che sarà qua andiamo a fare questo e porteremo su ovviamente il nostro corpo, quindi sarà la stessa cosa di fare un curl con bilanciere, però lo facciamo con degli anelli. L'altra versione sarebbe quella di metterci come in posizione di Australian pull up, però con le mani supine, andare a tirare in questo modo, quindi solamente di curl, ovviamente a tutt'altra intensità. L'intensità in questo caso, cioè nell'Efesto, si calibra a seconda di come il nostro corpo è inclinato rispetto al terreno, come sempre. Quindi più siamo bassi, più siamo paralleli al terreno, più avremo carico, più siamo obliqui, quindi più siamo in alto, e meno carico avremo. Anche qua dovremmo ovviamente calibrarlo a seconda del nostro livello e purché facciamo l'esercizio fatto bene. Un aspetto da fare attenzione è quello di non tirare di pettorale,
perché è un errore molto comune su questo esercizio. Abbiamo l'anello dietro, noi pensiamo solo a salire e andiamo a fare questa cosa qua. Noi dobbiamo far caso di andare a flettere bene il gomito, di portare idealmente la mano sulla spalla, quindi pensiamo di fare questo. Ci dobbiamo trovare in chiusura in questo modo, non così, perché è possibile pure fare questa cosa qua, cioè noi potremmo tirarci su e facciamo in questo modo, stiamo lavorando di nuovo di petto, stiamo facendo dei push up praticamente. Le ripetizioni sono a cedimento ovviamente, se siamo particolarmente forti possiamo inserire un secondaggio a salire, un secondaggio a scendere anche in questo, però già dopo i chin up eccentrici a cedimento saremo, fidatevi, belli cotti, quindi direi anche di non tenere un'inclinazione troppo bassa, ma andiamo a fare proprio volume, ok? Andiamo a fare idealmente 15 ripetizioni, 20 ripetizioni di sfinimento sul bicipite e siamo abbastanza contenti. Ora andiamo a fare il lavoro in super serie finale, che potremmo in realtà a questo punto, me lo sto totalmente improvvisando, ripeto, cioè come struttura di programmazione alla fine è uscita in questo modo, io avevo inizialmente in mente altro, però effettivamente una strategia sarebbe quella di andare a mettere in ognuno dei giorni un finale di gambe, quindi le gambe allenarle tutti i giorni d'allenamento con degli esercizi in super serie, perché non ci sarà il giorno dove partiamo con uno squat. Cioè non è che ha molto senso, perché come detto, se non abbiamo un carico, un esercizio che non ci stressa più di tanto, potremmo fare un giorno di sole gambe, dove andiamo a fare comunque sia sempre degli esercizi in super serie. Ovvio che poi tra questi ci possono essere degli esercizi più impegnativi, come il Bulgarian, come gli squat jump, poi si possono prolungare i secondaggi, però sono esercizi comunque sia che non ci stressano troppo. Sono metabolici come esercizi, cioè facciamo veramente tante tante ripetizioni, ne usciranno tante se siamo un minimo allenati. Quindi inseriamo anche qua un finale di gambe, possiamo inserire diversamente da come abbiamo fatto nel giorno prima, non partire con uno squat ma con un Bulgarian squat, anche perché le soluzioni non sono più così tante, cioè non ci sono tantissime varianti, quindi Bulgarian squat, io direi a passo largo, così allenate il culo che non lo allenate mai, anche qua in super serie, quindi scriviamo solo la stimolazione che è buffer 0 e possiamo mettere un 3 secondi scendere, 3 secondi salire, tanto per cambiare ovviamente, no? 3 secondi, 3 secondi. Super serie a fondi alternati esplosivi, AFF, ALT, EXPL, buffer 0. Quindi ogni ripetizione la alterniamo noi, scendiamo in affondo, salto, scendo con l'altra gamba, ok? Via così fino a cedimento. Ultimo che andiamo a fare è squat isometrico in buca. Squat. Buca, iso, per max. 4 serie e stop. Ok? Quindi Bulgarian, 3 secondi salire, 3 secondi scendere, a fondi alternati esplosivi, squat in buca, isometria per max. 4 serie. Ovvio che poi alla fine di ogni giornata noi possiamo andare a inserire del lavoro di addome, come esempio barchette, plank sui gomiti, addominali alla sbarra. L'addome non ve lo vado a segnare, se no ci dilunghiamo ancora di più, però vi potete sbizzarrire, insomma. Passiamo ora al giorno C, che sarà l'ultimo giorno, perché non andrei a inserire altre varianti di allenamento, piuttosto ripeterei le stesse che già abbiamo fatto, e partiremo con un lavoro di spinta verticale. Quindi, se abbiamo i piedi... Anzi, io vi direi, io adesso segno piegamenti in verticale. Se non li avete, la stessa cosa la fate in versione V-push-up, o con piedi su rialzo oppure con piedi a terra in base al vostro livello. Quindi io scrivo HSPU, che sarebbero handstand push up. Vi consiglio, se vi allenate, insomma, che fate piegamenti in verticale, di non farli pancia al muro, ma fateli schiena al muro, che sono la versione meno propriocettiva possibile, dove possiamo pensare solamente a spingere. Quindi ci agevoliamo di più, ok? Inutile farli di pancia al muro, che sono ultra tecnici, sono propedeutici ai piegamenti verticali liberi. Noi preferiamo andare a stimolare la spalla a pieno, raggiungere un cedimento sul deltoide. Cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un 3 secondi a scendere, 3 secondi S, fermo, testa raso terra, 1 secondo, salita esplosiva. Sia che stiamo facendo dei V push up, sia che stiamo facendo dei piegamenti verticali. Poi per chi è ancora più avanzato,
può andare a fare il piegamento in verticale o il V push up con delle mani su paralleline, quindi su dei rialzi per allungare ancora di più il ROM. Quindi vediamo già come in realtà le programmazioni, nonostante non siamo con i pesi, bene o male si riesce sempre ad andare a trovare dei fondamentali, i fondamentali del corpo libero, ok? Quindi quegli esercizi che stanno in cima alla scheda, su cui possiamo permetterci di lavorare di più, anche con fermi, con tutto quanto, dove mettiamo un volume maggiore perché l'impronta la lasciano, sono quegli esercizi che ovviamente fanno da padrone sul giorno e che poi, diciamo, possiamo andare più sereni su tutto il resto dell'allenamento e sbizzarrirci con i vari complementari. Però questi qua sono gli esercizi focus, quelli dove dovremmo cercare gradualmente di aumentare la difficoltà. Quindi se li stiamo facendo con, anche volendo, si possono fare gli anelli di piegamento in verticale, agli anelli assistiti, come se fossimo schiena al muro. Quindi gli anelli sono appesi su una sbarra, noi mettiamo i piedi uno da una parte della sbarra, l'altro dall'altra parte della sbarra, saremo costantemente assistiti, non subentrerà un cazzo di equilibrio, quindi non saremo in una verticale agli anelli vera e propria, sarà puramente assistita, potremo anche assisterci coi piedi intorno alle corde. Certo, mi rendo conto che può fare un po' di paura, mi rendo conto che molte persone possono non avere la verticale, questo è un vostro problema, non è un mio problema, imparate la verticale, perché se volete allenarvi e avere dei profitti dovete ovviamente anche un minimo impegnarvi. Quindi qua è giusto che chi non ha la verticale, ragazzi, non allena le spalle, cioè potete allenarlo con i push up, però se raggiungete un certo grado di forza poi vi servirà aumentarla, e quello si fa con i piegamenti in verticale, ma dovete impararla, cioè non è fissazione, non è calisthenics, è una modalità, è uno strumento che vi serve per raggiungere un fine. Nel canale trovate diversi video, trovate una playlist intera con tantissimi video sulla verticale, vi consiglio di consultarla, oppure c'è il coaching online, vedete un po' voi. Piegamenti verticale, bla bla, andiamo a fare 5 serie anche qua, quindi vediamo bene che in tutte le giornate abbiamo 5 serie nell'esercizio principale, sia dip che pull up abbiamo la prima serie max rep, l'altra 4 serie. Contate che anche qua in realtà potremmo fare la prima serie max rep, poi cioè sono interscambiabili le modalità, però vi sto facendo vedere esempi comunque sia differenti. L'unica cosa che non è interscambiabile, io direi, nel pull up le salite, le discese, perché come vi ho detto subentrano altri fattori, essendo che siamo appesi ad una sbarra c'è uno stress molto più forte a livello degli avambracci e dei gomiti piuttosto che sul dorso, quindi in quel caso non saremmo furbi a fare un lavoro di quel tipo. Altro esercizio che andiamo a fare sempre per le spalle sono i V push up, quindi andiamo a scalare di difficoltà. Per chi già prima faceva i V push up e magari usava i piedi sul rialzo, farà l'esercizio dopo senza i piedi sul rialzo, cioè scalate di un grado, sempre però andando a lavorare con ovviamente la posizione a V. Andiamo a fare un 3 serie, 3 per, in questo caso partiamo con testa raso terra, isometria 5/10 secondi, cioè partiamo con un'isometria, quindi, ok? E poi max rep veloci, max rep esplosive. L'isometria la segniamo di 5 secondi, via. Che, come detto prima, deve essere sempre muscolare, quindi deve essere un fermo, non scarico così, morto, con la testa che tocca terra. Devo essere attivo, devo essere già attivo. Scaduti i 5 secondi, bam, bam, bam. Vado a picchiare, letteralmente, ok? Vado a stimolarmi, perché sarà comunque sia, avendo scalato la difficoltà, un esercizio che riuscirò a padroneggiare un po' di ripetizioni. Quindi faccio un pre-stancaggio con un'isometria a raso terra e poi vado a picchiare duro con l'esplosività. Che ovviamente l'esplosività mi permette di mettermi in una condizione di dover reclutare più fibre, di dover reclutare meglio il muscolo per essere veloce, per essere esplosivo. Questo, diciamo, un po' il senso di inserire l'esplosività, e sarà più difficile dettato dal fatto che abbiamo fatto un'isometria prima. Ultimo esercizio per le spalle che andiamo ad inserire, come abbiamo fatto nelle altre giornate, inseriamo a questo punto un super serie, sarà croci inverse, che sarà come le croci che abbiamo fatto per i push up, però anziché farle così andiamo a farle nell'altro modo, cioè quindi stiamo in Australian come se dovessimo fare un Australian pull up e facciamo la croce in questo modo. L'obiettivo è colpire il deltoide posteriore, quindi il deltoide che sta dietro, ok? Che sarebbe proprio delle vere e proprie croci inverse, come se le stessimo facendo con dei manubri, ok? Quindi la stessa identica cosa. Ovvio che ci dovrà essere un minimo di occhio di riguardo
sulla traiettoria, sulla tecnica, cioè tutto sta, ragazzi, pure sul come si lavora. Se si lavora male, a corpo libero ci va molto occhio di riguardo, perché sennò facciamo 10.000 ripetizioni compensate e non ci portano a niente. Purtroppo tanti ragazzi che salgono al parchetto così fanno questo tipo di lavori, fanno dei lavori compensati, perché giusto, non c'è cultura, ok? Non c'è un parametro, poi non c'è un carico che sentiamo pesante, quindi che ci costringe in un certo modo a dover per forza dire ok, o imparo la tecnica oppure ci muoio sotto perché mi faccio male, mi spacco qualcosa. No, imparo a fare le trazioni, vado a oltranza, così vado quasi un po' a caso. Questo era per fare un piccolo esempio. Quindi croci inverse, croci in V per buffer 0, fermo in contrazione 2 secondi, quindi facciamo un fermo 2 secondi qua. Secondo esercizio delle super serie, andiamo ad inserire un lavoro di tricipiti che sarà il dip su panca. Quindi scriviamolo, dip panca. Quindi troviamo un supporto, a fare dip in questo modo, 5 secondi salire, siccome sono facili, e 5 secondi a scendere, ok? Per 5 secondi, 5 secondi, il tutto lo facciamo per 3 giri, ok? Come sempre recuperi bassi. A questo punto che abbiamo fatto i 3 esercizi, diciamo per le spalle barra tricipiti, possiamo andare a inserire l'ulteriore circuito di gambe. Ora, questo è un esempio di programmazione dove sicuramente il soggetto è rivolto ad un soggetto intermedio, un soggetto avanzato oppure un soggetto che già si allena un po' con queste cose, sicuramente non gli bastano questi esercizi, anzi la soluzione migliore sarebbe andare a mettere nello stesso giorno sia tirata, che è quello che volevo fare all'inizio, poi ho deciso di cambiare un po', giusto così, di inserire una soluzione di gambe all'ultimo, quindi abbiamo tutti i giorni le gambe con una stimolazione, diciamo, in super serie, non abbozzata, però non andiamo a fare un lavoro di fino come abbiamo fatto su ognuno di questi, perché non avrebbe senso farlo senza un bilanciere, senza dei pesi aggiuntivi. Potremmo inserire un quarto giorno dove andiamo ad inserire degli RT, quindi faccio l'esempio, dai, già che ci siamo, facciamo le righe, così ci sta tutto. Giorno D, quindi, ok? D. Potremmo fare, partendo dal pull up, siccome abbiamo finito con i piegamenti in verticale, quindi la spinta è già un po' andata, quindi partiamo col pull up che è bello fresco e martelliamo bene. Possiamo fare chin up in realtà per variare, quindi chin, anzi scriviamolo sotto che c'è più spazio, chin up RT 50, esempio, può essere 100, può essere 200. RT cosa vuol dire? RT vuol dire ripetizioni totali, quindi saranno le ripetizioni che noi dobbiamo raggiungere, in questo caso 50, autogestendoci le serie, autogestendoci i recuperi. Quindi possiamo fare 5 serie da 10, ok, arriviamo a 50 ripetizioni. Possiamo fare 10 serie da 5, arriviamo a 50 ripetizioni. Possiamo gestircele come vogliamo, l'importante è arrivare a 50. Dove sta la progressione? La progressione sta che ogni settimana io andrò a aumentare questo numero, quindi parto da un numero gestibilissimo, con margine, aumento di graduale e poco ogni settimana, fino a superare quello che sarebbe il numero, diciamo, massimale ideale, cioè le ripetizioni target che voglio raggiungere, ok? Quindi in questo sta l'avanzamento. E sarà un lavoro ovviamente di pure ripetizioni, quindi senza andare a fare secondi a salire, secondi a scendere, ma un giorno, non tutti così, non tutti i giorni dove ogni giorno martelliamo, ce ne teniamo uno, che ovviamente ci servirà, sarà il giorno dove ci ammazziamo perché saremo pieni di DOMS, pieni di dolori anche articolari agli avambracci, sicuramente, perché fare tante ripetizioni, se non si è abituati, succede questo. Possiamo fare la stessa cosa con i dip, quindi dip RT 50, possiamo fare la stessa cosa con gli HSPU, e con i push up, volendo lo possiamo fare anche con gli Australian pull up, lo possiamo fare pure con gli Efesto Lean, con gli Australian pull up a braccia tese. Io eviterei di farlo con esercizi di isolamento puro, quindi i tricep extension oppure
le croci push-up. Questo qua è un lavoro che riserverei proprio a quegli esercizi dove vado a macinare ripetizioni e già, come detto, c'è un grado di rischio. Se lo andiamo a fare con esercizi di isolamento puro su instabilità, quindi con degli anelli, il rischio aumenta ancora di più e il senso va un po' a svanire, perché l'ideale in questa giornata è andare solamente a lavorare di multiarticolari. E possiamo inserire un RT anche di squat, dove ad esempio mettiamo un numero molto più alto, quindi squat 200, 300 squat, che quindi voglio vedervi a farli tutti di fila, non ci arrivate tutti di fila, dovrete fare tante serie, magari non tutte a cedimento, perché altrimenti diventa un lavoro brutto, anche diventa una tortura, dovremmo fare i recuperi più lunghi. Tante serie con un lavoro molto intenso, esempio potremmo fare 30 ripetizioni nelle prime serie, poi passare a 20, poi calare a 10, fino ad arrivare al numero totale. Quindi questa, ragazzi, è l'idea. Video lunghissimo, anche qua taglierò per cercare di abbreviare. Ogni volta esco stremato da questi video perché devo elaborare, devo spiegarvelo, devo scrivere sulla lavagna. Vi ricordo che per le mie informazioni di coaching online le trovate sotto in descrizione, c'è un link che vi riporta al modulo da compilare, dopodiché vi verranno fornite tutte le informazioni che ricercate. Noi ci vediamo, è volato per l'ennesima, io non so quante volte è volato il pennarello questo giro, porca, e mi dà un nervoso, non so come mai, ho le mani in pasta frolla oggi. Ah, mi stavo dimenticando della cosa più importante, ovvero di farvi fare il classico e solito screenshot, ecco qua, prendete pure appunti. E vi ricordo che se prendete appunti da sta roba qua siete messi male, siete messi malissimo, ragazzi. Ecco qua il capolavoro. Non imparerò mai a scrivere, non voglio farlo, quindi scriverò sempre più disordinato, così almeno solo chi interpreta ciò che c'è scritto riuscirà a riceverne i benefici. Boh, noi ci vediamo in un prossimo video. Ho tirato un calcio, ciao!